e andare incontro al futuro con la determinazione non soltanto di credere alle nuove idee, quanto di fuggire dalle vecchie. Ho cominciato a occuparmi di politica estera per il giornale per cui lavoravo. E quando c'era qualcosa di particolarmente difficile da spiegare, per esempio come funziona il censimento in India o come funzionano le elezioni in Egitto, il mio direttore mi diceva sempre questa cosa: spiegalo come se lo spiegassi a un bambino di 6 anni. Ed era un suggerimento sensato, in effetti, perché mi spingeva a cercare di spiegare nel modo più semplice possibile delle notizie particolarmente complesse che spesso nei giornali rimangono nascoste da 1000 parole, espressioni tecniche, difficili. Era un modo per dirmi: scrivi in modo chiaro, no? Scrivi in modo che tutti, proprio tutti, anche chi non ha mai sentito parlare dell'Egitto, anche chi non ha la più pallida idea di cosa sia il sistema delle caste in India, possano capire quello di cui stiamo parlando. Ed è effettivamente un modo bello di fare giornalismo, raccontare il mondo in modo che tutti possano capire. A pensarci bene, in realtà è l'unico vero modo di fare giornalismo, l'unico modo di rimanere fedeli alla sua funzione più elevata, no? Alla sua essenza, raccontare il mondo in modo che chiunque capisca quello di cui si sta parlando. E infatti mi piaceva moltissimo farlo, soltanto che c'era sempre qualcosa in questa espressione, spiegalo come se lo spiegassi a un bambino di 6 anni, che non mi convinceva del tutto, perché i nostri articoli erano sempre chiari, molto chiari, però in realtà non c'era mai nulla che fosse davvero comprensibile per un bambino di 6 anni. E allora, una volta che notata questa cosa, iniziai a pensarci un po' su e mi accorsi di un'altra cosa molto semplice, su cui però non avevo mai riflettuto bene, e cioè che nessuno degli articoli che si leggono ogni giorno sui giornali è mai davvero scritto per essere raccontato e capito da un bambino di 6 anni. Ora voi direte: non è una grande scoperta, no? Non ci vuole tanto per rendersi conto che i giornali parlano a un pubblico adulto, non parlano mai ai bambini, basta aprire qualsiasi giornale per accorgersene. Eppure, no, questa frase, l'enfasi con cui il mio direttore ogni giorno mi chiedeva di raccontare le cose che scrivevo, come se stessi parlando a un bambino di 6 anni, aveva portato alla luce per me un paradosso che ormai non potevo più far finta di non vedere. Perché nessuno racconta il mondo ai bambini? Iniziai a pensare a questa cosa. E una prima risposta la trovai in un libro di Bruno Munari, che ho qui. Si chiama Da cosa nasce cosa? E a un certo punto di questo libro Munari scrive questa cosa molto semplice, che è questa che vi leggo adesso. Tutti sanno che i bambini amano farsi ripetere la stessa storia tante volte. E ogni volta il bambino se la fissa bene nella memoria, finché da adulto decorerà la sua villa in campagna con i 7 nani e Biancaneve di cemento colorato. Ecco, no? Il rischio che si corre a raccontare sempre le stesse storie ai bambini, no? Tutte le case di campagna piene di Biancaneve, i 7 nani di cemento colorato, tutti uguali, no? Pensateci un attimo e provate a pensarlo
in un paesaggio che vi è familiare, no? Prendete, non lo so, i colli bolognesi, pensate a tutte le case che ci sono e provate a pensarle con tutti i giardini pieni di Biancaneve e i sette nani colorati. Ora, lo so che non è che si può smettere di raccontare le favole ai bambini, lo so che penserete, vabbè, ai bambini piacciono le favole, Biancaneve e i sette nani è una favola bellissima, ci sono un sacco di libri, ci sono un sacco di film, e poi insomma le favole si raccontano da che mondo è mondo, sono utilissime, servono per la crescita dei bambini, sono tutte cose vere, infatti il punto non è che bisogna smettere di raccontare le storie, le favole ai bambini, il punto è che bisogna iniziare a raccontare il mondo anche ai bambini, perché nel mondo ogni giorno accadono tantissime cose che hanno un potenziale narrativo enorme anche per i bambini e che invece rimangono lì inespresse o comunque solo a disposizione degli adulti, di un pubblico adulto. E il rischio appunto è che se si raccontano soltanto le stesse storie, si abitua, cioè si distrugge nei bambini la loro capacità di avere un pensiero elastico, no? La loro capacità di pensare in modo creativo, di immaginare. O meglio, li si abitua soltanto a immaginare soltanto Biancaneve e i sette nani e quindi a decorarsi le case soltanto con Biancaneve e i sette nani. Quando allora abbiamo iniziato a fare Timbuktu, siamo partiti proprio da questo. Prendete, no, la storia del censimento in India di cui vi parlavo all'inizio. È una storia potenzialmente meravigliosa che tiene dentro tutto un mondo. È una storia incredibile perché ci sono tante avventure insieme. C'è l'avventura di un paese che deve contare oltre 1.200.000 persone, no? Come si fa a contare così tante persone una per una? C'è l'avventura di queste migliaia di addetti del governo indiano che ogni giorno vengono inviate nei villaggi più remoti dell'India per fare la conta e devono andare casa per casa ad annunciare che sta per iniziare la conta in quel paese. E ci sono poi ci sono gli ingegneri che collaborano con Google per mettere a punto un sistema di scansione dell'iride in modo che a ogni persona possa essere assegnato un numero identificativo univoco. E ci sono queste file immense di uomini, donne, bambini che sono lì tutti in fila per farsi contare, perché sanno benissimo che avere quel numero è fondamentale, perché senza quel numero per il governo e per lo Stato non esisti, e quindi senza quel numero non puoi avere accesso ad alcun tipo di servizio assistenziale o sussidio. No, è una storia epica, eppure nessuno pensa, no, che valga la pena raccontarla anche ai bambini, proprio perché il pubblico dei bambini per qualche ragione non viene considerato dai giornali. Esiste nelle cronache che li riguardano, i bambini sì, ogni tanto se ne sente parlare nelle cronache che li riguardano, ma non sono mai considerati un pubblico di riferimento, come se proprio non avessero la dignità di un pubblico. E quindi quando abbiamo iniziato a fare Timbuktu, siamo partiti proprio da questa cosa. E abbiamo iniziato, cioè siamo partiti dalle grandi notizie che tutti i giorni vengono raccontate dai giornali di tutto il mondo, ma che vengono raccontate soltanto agli adulti. E una delle prime storie che abbiamo messo dentro Timbuktu è stata proprio quella sul censimento in India. E quindi l'abbiamo raccontata con una lunga illustrazione animata su iPad che iniziava con tutti questi volti, no? Per dare l'idea di tutte le persone che abitano in India. E poi continuava con gli addetti del governo, con i megafoni che vanno di paese in paese ad annunciare che il censimento sta per iniziare, vanno a cercare le persone nelle case,
ma le vanno a cercare anche per strada, perché in India tantissime persone vivono per strada, le vanno a cercare nelle rovine di vecchi palazzi e anche sulle montagne più alte del mondo, perché anche lì ci sono persone che ci abitano, e anche nelle isole più piccole del mondo, al largo della terraferma, così piccole che forse tra qualche anno non ci saranno neanche più. E più raccontavamo storie come questa, più ci rendevamo conto che al di là di quelle cose che non, ovviamente non devono essere raccontate ai bambini per la loro età, perché devono essere protetti da certe notizie, in realtà non esistono notizie troppo complesse da non poter essere raccontate ai bambini. E che anzi raccontargliele, spiegargliele, significa renderli più forti, significa aiutarli a scoprire il mondo attraverso l'immaginazione, aiutarli a capire la forza che l'immaginazione può avere sulla realtà e quindi in definitiva aiutarli a crearsi gli strumenti per trasformarla poi la realtà. Ora, c'erano tanti modi con cui potevamo fare questo, no? Raccontare il mondo ai bambini attraverso l'immaginazione. E noi abbiamo scelto di farlo attraverso una rivista su iPad, perché pensiamo davvero che il tablet sia il computer del futuro, sia il computer in cui i bambini impareranno a leggere, a scrivere, a fare un sacco di altre cose. E tra tutti i tablet adesso che ci sono in giro, l'iPad è sicuramente quello che ha le maggiori potenzialità di interazione ed è anche quello in questo momento più diffuso, per cui aveva senso partire da lì. E quindi la prima versione di Timbuktu è nata proprio come una rivista su iPad, una rivista che, pur essendo una rivista digitale, aveva comunque una forma abbastanza tradizionale, aveva ancora una copertina, un indice, delle pagine che si sfogliavano, sì, pagine digitali, ma che comunque richiedevano quel gesto. Quindi si portava ancora con sé tutta, diciamo, il codice, il linguaggio della carta stampata, del mondo da cui veniamo. E quindi questa cosa ci lasciava un po' perplessi, perché ci rendevamo conto che quel linguaggio era il linguaggio nostro, no? Del mondo con cui noi siamo cresciuti, che aveva senso per noi, ma che non aveva poi tanto senso per dei bambini che invece nascono già con questi strumenti. E che quindi, se li si voleva davvero coinvolgere nel racconto del mondo, bisognava trovare un'altra grammatica. E la prima cosa allora che abbiamo fatto è stata iniziare a frammentare questo racconto del mondo in tanti piccoli pezzetti. Perché la prima cosa che cambia nel consumo del contenuto digitale è proprio questa, no? Che non si arriva più a leggere, a scoprire un singolo contenuto a partire da una copertina, ma di solito, nella maggior parte dei casi, ci si arriva attraverso un link, attraverso una cosa che si è visto segnalata su Facebook, su Twitter, o un link che qualcuno ci ha inviato con una mail. E quindi questo, ogni frammento deve di per sé essere in grado di dire a quale contenitore appartiene, no? Cioè la copertina non può più essere soltanto all'inizio di una rivista, quando si sta per iniziare a sfogliarla. In qualche modo deve essere onnipresente, deve essere sempre lì, sempre riconoscibile in ogni pezzetto di contenuto. Ed è una cosa molto difficile da fare, perché significa avere un design così forte da far sì che appunto ogni contenuto sia percepito come qualcosa che appartiene alla stessa testata, allo stesso contenitore. E il modo con cui noi l'abbiamo fatto è questo, che è appunto la nuova versione di Timbuktu, che non è ancora pubblica, ma che sarà pubblica tra pochi giorni, e che è un po' il risultato che tiene un po' insieme tutta la ricerca sul design, l'interazione e i contenuti per bambini che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni.
È una specie di calendario, no? Come vedete, in cui a ogni casellina corrisponde un giorno della settimana e a ogni giorno della settimana corrisponde una storia, un contenuto diverso. E le storie che ci sono dentro sono storie che prendono sempre spunto dal mondo, dalla realtà di tutti i giorni. C'è per esempio un'infografica che racconta che cosa è successo ieri notte mentre stavi dormendo. C'è un problema di matematica che devi risolvere con un detective ombrello. C'è un fotoreportage dallo zoo di Londra, che non so se lo sapete, ma ogni anno lo zoo di Londra fa questa cosa che deve contare tutti i suoi animali. Anche lì è una specie di censimento, no? Quindi devono contare e misurare tutti i pinguini, le civette, le foche, le giraffe, no? Come si fa a misurare una giraffa? E lì c'è anche, e su Timbuktu c'è anche questa cosa. Poi ci sono altre cose come le ricette da fare insieme ai genitori o giochi di carta per costruire Timbuktu, una guida per combattere il global warming o un fumetto che racconta a puntate la vita di Marie Curie. Insomma, c'è il mondo davvero in tutte le sue forme, frammentato in pezzetti quotidiani sull'iPad. Grazie.